Ho detto di accendere la telecamera, Bailani. Ho detto che mi metto a spenti senza le telecamere, le videocamere. Allora basso! Assente basso, la videocamera! Assente pure milanese, ragazzi, ma andiamo avanti così fino alla fine, Muccilli! Assente pure Muccilli! E Villa? Pure Villa assente, ragazzi, vi metto una nota, vi metto una di quelle note che lo faccio sapere in presenza. Allora, la didattica funziona benissimo, la didattica a distanza, perfettamente, non capisco il problema. Assente! 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 Didattica? Assente! Assente! Didattica? Assente! E ora chi ci firma le giustifiche? La studentessa non si è presentata in classe a causa di sanità pubblica insufficiente. Il governo e le istituzioni devono avere delle priorità. E secondo me, nelle priorità, la scuola deve essere centrale. Come studenti ci sentiamo un attimo messi in secondo piano, continuamente messi in secondo piano. La scuola è stata sacrificata per prima, quando si è parlato appunto di coronavirus. E se a marzo questa misura emergenziale poteva avere un senso, oggi testimonia soltanto l'inadeguatezza di una preparazione che forse d'estate si poteva fare di più. Testimonia soltanto il fatto come in realtà vi è la necessità di mettere la scuola al centro delle agende politiche, come oggi questo non sia possibile. Noi chiediamo delle certezze, basta, basta con quell'atteggiamento tipico che si ricorre da anni, di dare le certezze all'ultimo. Non riusciamo a far rientrare la scuola nel dibattito politico in senso centrale. La ministra, con tutti i suoi limiti, diciamo, però si sta battendo per provare a battere i pugni perché si parli anche di scuola. E noi su questo non molleremo un attimo, nel senso che è fondamentale, perché stiamo togliendo parte di futuro alla nostra società, quindi dovrebbe essere una priorità per tutti, non solo per noi che abbiamo dei figli in età scolare. Speriamo vivamente di uscire dalla zona rossa, e quindi il minimo sindacale è riuscire a riportare in classe i ragazzi di seconda e terza media. Noi però appoggiamo anche gli studenti superiori in questa loro giusta protesta e richiesta di tornare in aula, perché è fondamentale che possano tornare a fare a scuola in sicurezza, ovviamente, perché deve essere garantita per tutti, studenti e insegnanti e tutto il personale che ci lavora. Non si può andare avanti con quell'atteggiamento in cui si sapeva la forma dell'esame solo pochi mesi prima che l'esame di Stato si svolgesse in quinta superiore grazie alla conferenza, e non si sapesse già da inizio anno. Non è possibile navigare nell'incertezza all'interno della scuola, specie in questo periodo, perché rischiamo davvero che la generazione di studenti oggi qui in piazza e anche nelle loro case, perché noi cerchiamo di rappresentare tutti gli studenti, per questo non siamo assolutamente negazionisti, non siamo assolutamente di nessun colore politico, ma siamo solo studenti, rischia di subire gravi danni psichici, fisici ed educativi. Ecco, noi siamo qui per evitare tutto ciò.